Ehi, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo video. A quanto pare Brawl Stars parte così a bomba. Come ho detto nella tab delle community, avrei provato Brawl Stars per la prima volta, ma non perché mi piaccia Brawl Stars dopo averlo visto da qualche gameplay, semplicemente perché l'ho visto in classifica, sempre tra i primi posti del Play Store, e ho detto, ok, magari c'è qualcosa che attrae in questo gioco e quindi devo provarlo. Tra l'altro è Supercell, quindi è un punto a favore. Ma mi butto direttamente nell'avventura, credo che sia semplicemente tutorial questo, ve lo risparmio. Gioca una battaglia di allenamento, ma spara a tutti gli altri, quindi devo... Ma... Ah, contro i bot, ok, sono Shelby comunque, va bene. Evita le nube tossiche che avanzano. Ah, ma quindi è tipo un Battle Royale? Allora, i personaggi si muovono molto lentamente, il che è un po' fastidioso. Però... Oddio. Ma non l'ho preso. Vai, 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 vai. Dato. Quindi praticamente devo sconfiggere tutti quanti senza creparci. Ha senso. Non hai missioni. Sblocca le missioni ottenendo 60 trofei. Ah, quindi praticamente trovo i giocatori. È tipo un Battle Royale. Ok, oh cavoli. Ma questi hanno personaggi incredibili. Ma io... Ma scusami, ma non puoi darmi personaggi, cioè, contro gente che sa già giocare. Non è giusto. Già questi hanno già eliminato qualcuno. Ah. Ti stai divertendo? Procediamo che è meglio. Però un trofeo! Quindi, mano a mano che vado avanti, prendo punti esperienza, prendo trofei, però perdo all'inizio. Perché è giusto che io perda all'inizio, dai, ci sta. Purtroppo sono all'inizio. Quanta bella gente. Però se faccio così... E vai, ho eliminato uno! Grande! Dov'è quell'altro? Sta qua questo? Ecco, ecco. Ah, ma mi dà gente contro... Oh, non funziona? Mi dà gente però contro... Ah, me l'avevo già eliminato, ok. No, dico, mi dà gente del mio stesso livello, allora. Oh, scusa, mi spari? Ah, perché mi si cosa i comandi, ok. Purtroppo... Ma scusami. Questo qua, no? Oh... Aspetta, aspetta, aspetta. Tato, vieni un po' qua. Ah, dai, no, ma c'ero! Ma potevo sconfiggere. Questo mi lancia il veleno, io che ne so, come faccio a evitarlo? Non c'è un roll, non c'è niente. Però si avanza piuttosto velocemente. Ah, posso aprire i trofei. Prendi, che cosa prendo? Ah, migliore brawler! Ah, bene. Potenziamo Shelby. Allora, però ora non ho più per lei. Ma questi devo sbloccarli con le gemme? Tipo? Vabbè, ma intanto faccio un'altra partita con Shelby. Dai, vediamo come va. Però, dai, ci può stare. Magari se uno approfondisce bene il gioco e diventa bravino, può anche iniziare ad essere davvero interessante. Maximus, dai, dai, questo Maximus è per forza un fan di Yo-Kai Watch, dai, non accetto altra spiegazione. Forse dovrei iniziare a prendere prima le casse? Sì, prima devo prendere le casse, dai. Devo fare blocchi energia. No, così però. Ah, i blocchi di energia ricaricano la vita, giustamente. Ah, ma dai, ma quello è super salto, non vale. Vabbè.
Vabbè, sì, mi sono messo contro uno che fa il wrestler, ovvio che perdo. Nuova skin, attenzione! Oh, attiva ora! Grande! Ah, nuovo lottatore sbloccato, Nita, assalitrice, brawler raro. È una ragazzina feroce che non si tira mai indietro avanti uno scontro. Il copricapo a forma di orso che ha in testa è un monito per tutti. Non svegliate l'orso che dorme, ma è selvaggia. E questo è quanto. Ma c'è sempre tanta gente che gioca a quanto pare. Per questo lo vedo sempre al primo posto su Play Store. È giusto. È giusto così. Bello questo qua, il maggiordomo. Ma che fa? Urla lei, cosa fa? No, questo qui, vai, vai, vai! Devastato! No, chi è? L'orso, è l'orso, grande! Vai, fai botte, orso! Vai, sconfitto, let's go! No, l'ho sconfitto? Non mi no, me lo dovrebbe segnare se lo sconfiggo, giusto? Però non me l'ha segnalato. Qui non c'è nessuno, ehi. Dove sono tutti? Ma come, dietro? Perché dietro? Ah, no, ma l'avevo sconfitto anche... l'ho sconfitto io, vedi? Che allora come ho fatto a sconfiggere? È esplosa, cos'è successo? Forte Nita come persona. Giocatori trovati 6 su 6, perché che è successo ora? Ah, no! No, non volevo fare questo! No, non so come si gioca! Ma non so... Ah, dobbiamo sempre menare alla fine! L'importante è comunque menare! Ah, ok, quindi l'importante è basta che meniamo. Bene, bene, bene. Boh, non lo so, raga. Ok, abbiamo fatto gol. Ok, vai. Let's go. Vai, prendi io palla. Madonna, ragazzi! Vai! Al meglio di 3 allora. Ma ancora la partita? Ma non voglio fare sempre la partita. Voglio fare tutti contro tutti. Cioè, per carità, è bella la partita. In attesa di Inazuma Eleven Victory Road giochiamo questo, giusto? Ah, voglio la palla. Vai, Pikachu! Sì, lo so che non dovrei spammare il tasto di continuo. Però grande Pikachu, mio padre Pikachu, praticamente. E Pokémon Stephen, ma ragazzi, ma chi siete? Ma siete fantastici. Vai, orsacchiotto! Vai. 2 su 2. Ma di che stiamo parlando? Con Pikachu e Pokémon Stephen si vince per forza. Ma di che stiamo facendo? Ok. Ah, quello che stavo facendo prima, più o meno, credo. Vai, si torna a poggare duro. Vieni qui, dove vai? Vai, scappa, caghella. Eccolo qua, è andato, dai, let's go, vai. E 2. Oh no, si avvicina. Vai, orsacchiotto, non mi toccare l'orso. Non mi devi toccare l'orso. Hai capito? Dove sta quell'altro? Dove è andato a finire quell'altro? Vieni al centro, codardo.
Ma signori, ma ho vinto. Ma Nita mi sembra incredibile col dorsacchiotto che esce e spacca tutto. 3 vittorie di fila. Penso che sia facile vincere 3 volte di fila, no? Penso che sia facile, sì, sì. Oh, il primo! Oh, e il primo è sempre sotto i riflettori ed è lì che vuole stare. Il pubblico lo adora e i suoi avversari non proprio. Ma ci sta. Inizia a sbloccare un nuovo brawler. Stai sbloccando Jesse. Ok. Boh, ci sta. Magari sul dispositivo mobile o con un joypad sicuramente più comodo. Non ho capito bene i commenti che mi sono stati lasciati sotto il post della community nel quale dicevo che volevo giocare Brawl Stars, ma vabbè. È carino, dai. Ho letto che a livello 7 però si sbloccano i gadget, quindi vedo di provo ad arrivare a livello 7. Potrei lasciare finché vinco, invece no. Ora devo perdere, perché sennò non sono contento. Potevo lasciare, no? Ecco qua, blocco energia, vai. Si ricarica molto velocemente Nita l'energia. Andato, vai. Ok, prendo altra energia così mi ricarico nel frattempo. Ma dove sono tutti? Ehi! Ah, eccoli qua sotto. Stanno a far la guerra. Ma dai! Lo so, contro l'orso, mi vado a mettere, ovviamente perdo. Accidenti. E vabbè, ci sta, colpa mia. Ti sto divertendo? Ma ci dai, diciamo di sì. Ma non piangere. Non piangere, su. Niente, ho dovuto perdere per forza. Beh, devo dire che per oggi il video finisce qui allora. Carino come gioco. Non pensavo... A parte che, vabbè, Supercell comunque è sempre una garanzia alla fine quando si tratta di videogiochi. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Ciao!